I colori sono diversi. Ognuno di loro ha una sua gradazione. Alcuni sono scuri, altri sono chiari. Qualcuno è proprio bianco e altri sono neri. In natura ogni cosa è differente per grandezza, per colore, per forma. Ma la cosa più bella è che la natura stessa è imperfetta. Buongiorno, benvenuti alla prima lezione di pittura del mio metodo. Sono un maestro d'arte e artista, ma potete chiamarmi Victor. Veniamo a noi. Per la realizzazione di un dipinto che possa poi eventualmente diventare un'opera d'arte, occorre rispettare alla lettera alcune regole fondamentali, perché nell'arte, come nella vita, ci vuole disciplina. Innanzitutto dovete prendere la giusta distanza dalla tela, non troppo vicino, non troppo lontano. Dipingeremo il soggetto che io prediligo, l'albero. Ebbene, il soggetto, e in questo caso l'albero, deve essere rappresentato proprio al centro della tela, non troppo in alto, non troppo in basso, e partirò in questo modo, proprio dal centro. Solo dopo aver realizzato il tronco potrò concedermi la chioma. Verde, naturalmente. Ora potete realizzare un vero dipinto, realizzando un albero esattamente, e dico esattamente come il mio. Solo in questo modo potrete forse avvicinarvi alla realizzazione di una vera opera d'arte, come questo mio meraviglioso capolavoro. Avete domande? No. Bene. E allora potete cominciare. Ragazzi, ho capito. Mi avete ispirato un nuovo metodo. Questa è una tela bianca. Divertitevi. Thank you.
solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno, in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove siamo.